Allora, riprendiamo dal rage quit di ieri sera. Dai, mi scappa una scoreggia però. Speriamo di farlo sta parte. Ma dove vai, baffone in bicicletta? Ma dove vai, coglione in No. bicicletta? No. C'è uno squalo rinoceronte che insegue una mucca tigre. Ora avanzo piano piano, così magari senza morire. Nel Chillong. Chi ci fermano altri? Chi ci ferma? Ah, ce l'ho fatta. Pemma! Ma te l'hai capita comunque cosa vuol dire la parola in vietnamita che ti hai detto? No. Chakara. Che vuol dire? Sofra. Che ridere. Sei proprio. Non so cosa scrivere. Poi se sei ferito, bro. Oddio, oddio. Quick time event. No, neanche. Oh. Lo ammazza così, spezzetto. Allora, easy, ma sto qua. Facevo essere vivo, boia! Viscerato, cane di Dio. Anche perché si chiama Blood Trails il gioco. Devo seguire Blood Trails. God damn, bro. No! Ma no, è vero che hanno liberato. Potevo salvarlo, qua. Ma hanno liberato Bossetti. Dove l'hai letto, scusa? Mi Ma non è detto mio amico. sono chiuso, non ci credo. No, non mi avrete mai. Di cosa FBI? Ma sì, cosa ne pensi di Dorian B? Sono un grande youtuber. Che Gli altri troia! Ma PC cosa ne pensi? perché non si può saltare in questo gioco di merda? Questo non si può fare, è molto più forte. Bam! Bam! Ma ti fido. Ah, questo è sempre inizio game. Della voce, con la voce di Arthur Morgan. Arturo Morgano. Ma salvate il colpo. No! Cavolo, cazzo dura. Livello completato, assume. Non puoi scappare da questo, morirai cagandoti addosso nella giungla come Zidek. Griffin era ritornato, dannato Griffin. È ferito e è riuscito a portarmi all'elicottero. Prego che il virus l'abbia risparmiato, ma per la prima volta ho visto la paura negli occhi di quel bastardo. Siamo morti. Ma chi è sto baffuto? Al Kogan. Ah, si scorreggia. Terzo giorno, ore 13. Ricercato. Da abbiamo una banca a E perché c'è solo il due miliardi coltellino? Ma dai. inammissibile. Allora, dobbiamo trovare il caldo? Ah, ma loro sono in uno stato dormiveglia? O ghoul ferali di Fallout? Di qua, presumo? Oh, shotgun, che mana dal cielo. Che ha detto? Quello quick time event? Yes. Oddio, no, ma il sergente! Saltino, tattico? Sergente, no. Ah, cos'è? Ah, è Trang! No, recuperati. Ragazzi. Raga, aveva dirottato il convoglio che il ragazzo non sarebbe tornato a preda. Lo stronzo aveva tenuto vivi me e il pilota, aggiungerci come informazioni adesso. Non parlerò di Cal, chiunque previsto il proprio fratello non è. Avevo visto qualcosa, una testa di puttana, una cicatrice, parte nella giungla. Lì che si trova? Lì che troverò White Knight. vai verde, Shrek. Quarto giorno, pure Luna. Catturato. Ma come catturato? Oh, mi ricorderò, immagino. Dici dov'è White? Anda qua, fai domani. Vamo di a Falcanai. Ah, mi torturano, ganzo. Non si mette bene, per noi. No, potremmo farlo anche prima, allora. Ma che cazzo? Pamma, 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 pamma. Cos'è qua? Che schifo! Puzza, snuff. Massimo, che di merda hai fatto, Grazie del feedback! Cioè, ma l'apprezzo che questo è comunque filettino. esprimi la tua opinione. Io il feedback critico oggettivo l'ho dato. Tutto Quello serio, professore, questo è un feedback soggettivo, ovvio di merda, Massimo. bene.
A parte che all'inizio ti sente, ma poi il recinto finale c'è veramente. Bellissimo, vero? Cagato puzzo. È incredibile, dentro Discord sento una cazzata. Col forno elettrico, ma col forno... Peora. Non volete sopra e sotto, cioè un piano. Peora. Elettrico. Perché te va nelle pizzerie con forni elettrici, cioè... Guadagni, comunque siamo fatti molto bene. Adesso partecipare un po' di due lezioni. Comunque non c'era in foto, perché fai, cioè vabbè, fai, perché la cosa che ha detto mi mamma ora quando sei arrivato fa chi è quello lì che sembra un gondone gigante, fatto no vabbè, parole di mamma ora muto il Miki perché parla troppo. Comunque io difenderei Bossetti indipendentemente dal fatto che si chiami come me, eh. Ma non si chiama come te, si chiama Massimo. Si chiama Massi, cioè. Massi, vieni qua, sì, che il suo capo il cantiere fa Massi, vieni giù un secondo. Anche Marita lo chiama Massi, ma cioè la chiamano tutti Massi. Ma poi la sua moglie si chiama Marita. Non moglie. Senti scrivi come ti chiama Massi Emiliano. Sua moglie si chiama Marita. È uscito? Certo, è uscito. Solo. Let's go, let's go. Vieni dietro bello. Vieni dietro bello. Boia, bellissimo. Impossibile che chiare. No, veramente, Bossetti ragazzi, dai, palesemente innocente. Ma per fortuna sta serie ha portato un po' di popolarità all'innocentismo, perché prima non si occupava nessuno, cioè era una cosa di nicchia a quelli che si interessavano della vicenda, no? Utilista? Io mi sono interessato, mi sono documentato e sono diventato innocentista, ma chi era disinteressato e sapeva le cose dei giornali? Chi? Collegami chi con Kendrick Lamar? Erano tutti colpevolisti, invece ora diventano innocentisti perché si informano, cioè anche la serie... Fai una definizione di innocentismo, cioè una definizione di innocentismo. Credere nell'innocenza di Massimo Giuseppe Bossetti. Secondo me è sbagliato credere comunque nell'innocenza, perché se non ci sono prove della colpevolezza... Cioè l'innocenza. No, se non ci sono prove della colpevolezza... Non c'è la prova contraria. Esatto, la prova contraria non c'è. Non c'è prova contraria, quindi okay, punto. Perché... Oltre ogni ragionevole dubbio. Per far andare avanti un sistema giudiziario, comunque devi basare sul fatto che se non ci sono prove sei innocente. Però se ci pensi, se domani uscisse che c'è una prova inconfutabile ed è colpevole, diventerei colpevolista. Non è così incredibile. Cioè, non è una partita di calcio, ragazzi. Ora no, analizza le cose analiticamente e formula. Ora è innocente. Ora è innocente, però comunque per il tribunale è innocente, punto. Per la innocente Cassazione è no. Contraria. Purtroppo per la Cassazione no. È quello che contesto. Contraria. Certo, la gente la prende come una partita di calcio, cioè questa roba mi dà fastidio, ma anche i conflitti geopolitici, cioè, ma come fai a schierarti con una nazione, con una persona per partito preso, così, perché ti sta simpatica o per altri motivi? Partito no. Petto. Cioè devi analizzare i fatti e giungere a una conclusione, vero? No, cioè, dimmi una città a Israele. Tel Aviv. Dimmi una città in Palestina. Haifa. Non la sai? Io lo so, Nabis. Sì, sei un nabbo. Io di mezzo non mi metto. Cioè. No. Ho mangiato un tacchino intero. 20. Sì. Ho mangiato un tacchino intero, sì. Vabbè, se prendi meno di volo, sì. Sei inferiore sotto molti punti di vista, sì. Sotto zero punti di vista. Tanto sotto al voto, sì. Quindi già uno. No, perché il voto, siccome l'esame l'abbiamo fatto identico, tanto abbiamo fatto l'esame migliore, credo, no? Tipo. Comunque è incredibile, cioè, ma la persona più... certole che li pisciano sulle mani. Gli è morta in mano e gli è cagata in mano per la paura. Video alle 3 di mattinotte, lui che fuma, c'è la luce. Devi far vedere che fuma, no? Spaganza. Mangiavo lucerto da te. Non penso alla pioggia. Magari sì. Sì, vabbè, perché è il polsone. La vaniglia, no? La pizza di spa. Da Maraquiri, pa. Moritz qui, di nuovo. Quindi idea che finisce qua, ragazzi. Fate sesso. E samba. E niente, ciao.